Amore, dove mi stai portando? A comprare i mobili nuovi per la nostra casa di campagna e per il nostro B&B. Ah, ecco appunto. Hai detto nuovi e mi porti da Alessandro Mercatone dell'Usato. Ma certo, da Alessandro portiamo il nostro usato, che verrà valorizzato e rivenduto. E compriamo tutto l'arredamento nuovo. Da Alessandro Mercatone trovi tutti i mobili nuovi che ti servono, risparmiando tantissimo. Cucine componibili di elettrodomestici, camere da letto e camerette. E ancora divani, tavolini, scarpiere. Vieni a scoprire la qualità al giusto prezzo da Alessandro Mercatone in via Salemi 616 a Marsala. Alessandro Mercatone, affari fatto. La BGF Calcestruzzi, con esperienza di lungo periodo nel settore del cemento degli aggreganti del calcestruzzo, è leader nel suo campo. La ditta infatti opera su studi di cementi, malte, aggreganti e calcestruzzi, mettendo a disposizione la sua collaborazione per trovare la soluzione ad ogni problematica. Le strategie di mercato sono focalizzate anche sullo sviluppo di applicazioni per il ripristino strutturale, il recupero, la rigenerazione e la manutenzione di infrastrutture e di aree industriali. La Calcestruzzi dedica una particolare attenzione e cura al servizio di assistenza tecnica per progettisti e direttori dei lavori, nonché imprese di costruzione, seguendo le linee guida secondo la normativa UNI-EN 206 e UNI 11104, come da decreto del 17 gennaio 2018. BGF Calcestruzzi si trova a Petrosino, in via dei Platani. GEPA Distribuzione, vendita di bombole a gas e accessori, tutto per il barbecue. Si effettua servizio di consegna a domicilio con personale qualificato. Le nostre bombole sono assicurate. GEPA Distribuzione, a Marsala, in contrada Conca 340C, telefono 0923 996004. GEPA Distribuzione. www.canale2tp.com, streaming H24. Buonasera, bentornati in visione qui su Canale 2 col nostro appuntamento con l'informazione quotidiana. Vi ricordo come al solito che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, ma anche la pagina Facebook Canale 2 Trapani. Cominciamo quindi subito con la cronaca. Un uomo uccide il fratello, è accaduto questa mattina a Catania. Un uomo di 50 anni, Rosario Vitale, è stato arrestato dai carabinieri a San Gregorio di Catania, paese della cintura metropolitana del capoluogo etneo, dopo che questa mattina, a culmine di una lite, ha ucciso a colpi di pistola il fratello Davide, di 44 anni. Questa notte i carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno tratto in arresto Vitale Rosario, di anni 50, per l'omicidio aggravato del fratello Vitale Davide, di anni 46. In particolare, secondo la prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il Vitale Davide si sia presentato a casa del fratello Vitale Rosario minacciandolo con un coltello. Di contro, il Vitale Rosario ha aperto il fuoco con una pistola illegalmente detenuta, uccidendolo. Il movente potrebbe ricercarsi in dissidi di natura familiare. Papaveri da oppio piantati nella stazione di Birgi Mozia, sono intervenuti i carabinieri. Un carabiniere fuori servizio in viaggio sul treno tra Trapani e Marsala notava nei pressi della stazione di Mozia una piantagione strana. Avvisati i colleghi, i carabinieri si sono portati proprio nei pressi della stazione ferroviaria di Mozia Birgi, dove hanno rinvenuto 320 piante di papavero da oppio in un terreno confinante coi binari, quindi appartenente al demanio ferroviario e non a privati. Le piante naturalmente sono state estirpate. L'attività è stata portata a termine dai militari della sezione operativa di Trapani con il supporto del personale della motovedetta Pignatelli. Le piante naturalmente sono state sequestrate in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria. Continuano le indagini dei carabinieri per cercare di risalire a coloro che avrebbero piantato lì questi oppiacei.
Parliamo adesso di Trapani, dove un uomo è stato arrestato perché deve scontare un residuo di pena. Tra il 2011 e il 2013, un 46enne insieme alla moglie e ad altri soggetti fu indagato per sfruttamento della prostituzione in un giro di case di appuntamento. La prostituzione avveniva all'interno di case, villette, alberghi, appartamenti, spesso presi in affitto nel capoluogo, cioè a Trapani, poi anche a Marsala, Castellammare e d'Alcamo. L'uomo deve scontare una pena di 2 anni e mezzo di reclusione per il reato di sfruttamento della prostituzione. Questa mattina così i carabinieri della stazione di Paceco lo hanno arrestato in esecuzione appunto dell'ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Trapani. L'uomo, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto al carcere Pietro Cerulli di Trapani. Il processo a Caltanissetta per le stragi mafiose del 92, ancora una volta Matteo Messina Denaro non si presenta. Non si è presentato neanche questa volta il boss Matteo Messina Denaro all'udienza del processo d'appello che lo vede coinvolto come mandante delle stragi di Capace e Via D'Amelio, che si celebra nell'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta, la sedia della postazione di videocollegamento dal carcere dell'Aquila, dove l'ex superlatitante detenuto anche questa volta è rimasta vuota. Messina Denaro in primo grado era stato condannato all'ergastolo. Il procuratore Antonino Patti, a conclusione della sua requisitoria, ha chiesto la conferma della condanna. Nella udienza di oggi è prevista anche l'arringa dell'avvocato Adriana Vella, nominata difensore d'ufficio del boss, che ha cominciato così proprio la sua arringa. Non potreste capire quanto sono emozionata, il motivo nasce dalla consapevolezza che la designazione casuale come difensore d'ufficio mi ha dato l'opportunità di essere in un procedimento che entrerà nella storia perché parla di fatti che hanno segnato la storia del nostro paese. La designazione come difensore d'ufficio casuale fa di me l'espressione massima della tutela del diritto di difesa che lo Stato assicura a tutti. Queste le parole dell'avvocato nella sua arringa. In primo grado Messina Denaro è stato condannato all'ergastolo. Oggi, ha detto l'avvocato Adriana Vella, chiederò l'assoluzione dell'imputato. Chiedo che la Corte, che ha la fortuna di essere guidata da un magistrato di eccellenza, sappia giudicare con imparzialità, sappia leggere i motivi d'appello sgombrandoli dal nome dell'imputato e sappia che la medesima imparzialità ascoltare anche le mie riflessioni. Dopo l'arresto aggredisce i carabinieri, è accaduto ad Alcamo. Un pregiudicato alcamese di 32 anni a bordo della propria autovettura non si ferma all'alto intimato dai carabinieri durante un posto di blocco e poi si è dato alla fuga in direzione di Alcamo Marina. Il fatto è successo ad Alcamo. I militari dell'arma di Alcamo, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccarlo con l'ausilio dei colleghi di Castellammare del Golfo, dopo che autonomamente il 32enne aveva impattato contro un palo della luce. Durante la perquisizione veicolare personale, che ha portato anche al ritrovamento di una dose di hashish che è stata sequestrata, l'uomo è andato in escandescenze e avrebbe aggredito i carabinieri colpendo con calci e pugni anche i veicoli dell'arma, che riportavano vistosi danni alla carrozzeria. I carabinieri hanno dovuto fare ricorso all'utilizzo del taser per immobilizzarlo. Per questo motivo i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alcamo hanno arrestato per i reati di resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato il pregiudicato alcamese di 32 anni. Terminati gli atti di rito, a seguito dell'udienza di convalida, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La Guardia Costiera di Trapani ha sequestrato un'ingente quantità di tonno rosso non rintracciabile. Questa notte i militari della Guardia Costiera di Trapani hanno sequestrato oltre 700 kg di tonno rosso, 6 esemplari ognuno da oltre 120 kg, tutti privi di documenti di tracciabilità, trasportati all'interno di un furgone isotermico proveniente da Porticello, pronti per essere commercializzati sul mercato di Trapani. I controlli sono scattati tra le 2 e le 5 di questa mattina, quando a seguito di una programmata attività di appostamento, vigilanza e controllo, i militari della Capitaneria di Porto di Trapani
Trapani sono riusciti a individuare, seguire e cogliere sul fatto il conducente di un furgone isotermico che trasportava 6 esemplari di tonno rosso, ciascuno dal peso di oltre 120 kg, tutti privi dei documenti attestanti la regolare provenienza degli stessi e pronti per essere poi venduti agli ignari consumatori finali sul mercato di Trapani e nel mercato del pesce che ogni mattina si svolge nel porto peschereccio. In particolare al trasportatore colto in flagranza è stata contestata una sanzione amministrativa di 2.667 euro, mentre il prodotto ittico sequestrato è stato contattato il medico veterinario di turno reperibile che dovrà giudicare se gli esemplari trasportati possono essere devoluti in beneficenza perché idonei al consumo umano oppure distrutti in quanto privi di tali requisiti di commestibilità. Audio Medical di Abrignani vi invita a provare gli apparecchi acustici più piccoli di sempre, praticamente invisibili una volta indossati. Richiedi una prova gratuita chiamando allo 0923 71 41 12 per fissare un appuntamento. Abrignani Apparecchi Acustici. Il centro impiantologico odontoiatrico del dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Marsala nella via Giulio Anca Omodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 7676 80 oppure collegandosi al sito web www.dottorantoniomarino.it. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Risolviamo ogni problema di coltivazione. Sappiamo come guarire le tue piante, migliorare la tua produzione o avviare un nuovo terreno. A Marsala, in contrada Fontana di Leo 66. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. www.canale2tp.com, streaming H24. Parliamo adesso di Palermo, ancora illeciti dal punto di vista fiscale, interviene la Guardia di Finanza. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a sequestro preventivo emesso dal GIP del locale tribunale su richiesta della Procura Europea Ufficio di Palermo nei confronti di una società a capitale interamente pubblico di 3 persone fisiche per un importo complessivo di circa 20 milioni di euro anche nella forma per equivalente quale profitto della condotta delittuosa ipotizzata. Il reato contestato è quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche aggravato dalla qualifica di incaricati di pubblico servizio rivestita dagli indagati, nonché dalla circostanza che la condotta penalmente rilevante avrebbe causato un danno superiore a 100.000 euro agli interessi finanziari dell'Unione Europea. È stata ipotizzata ai danni della società partecipata anche la correlata responsabilità amministrativa derivante dal reato. Le indagini, che nascono dalla denuncia sporta dalla Banca Europea degli investimenti direttamente presso la sede EPPO di Lussemburgo, condotte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, Gruppo Tutela Spesa Pubblica, sotto il coordinamento della Procura Europea, hanno riguardato un prestito agevolato di circa 20 milioni di euro che la società pubblica aveva ottenuto dalla Banca Europea per gli investimenti BEI a valere sul Fondo Europeo per gli investimenti strategici con garanzia concessa dall'Unione Europea per la realizzazione di un programma di investimento nel settore della produzione di acqua potabile e trattamento delle acque reflue. Gli elementi acquisiti allo stato delle indagini hanno consentito di ipotizzare che al fine di impedire a BEI di procedere alle valutazioni di competenza in merito al rispetto delle condizioni per l'ottenimento o la revoca del finanziamento erogato, il quadro manageriale della società partecipata avrebbe consapevolmente omesso di comunicare alla BEI la commissione tra il 2017 e il 2020 di gravi e reiterate violazioni anche di rilevanza penale in materia ambientale, sfociate in una ordinanza di commissariamento giudiziale emessa nel 2021 dal GIP del Tribunale di Palermo e nella successiva richiesta di rinvio a giudizio dei responsabili. Per tale motivo il sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Palermo ha riguardato l'ammontare complessivo della somma oggetto del prestito, circa 20 milioni di euro, in quanto ottenuto
avvenuta attraverso le omissioni informative fraudolentemente poste in essere dagli indagati. E per oggi è tutto, come al solito vi ricordo che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, ma anche la pagina Facebook Canale 2 Trapani, dove troverete approfondimenti, dirette e tanto altro, ma anche i canali TikTok e YouTube. Grazie a tutti voi e buonasera.